Dopo la suggestiva presentazione ai Giardini del Pincio, prende il via Conterranea, l'iniziativa voluta dai comuni dell'Areale della DOP, Cartoceto, Monbaroccio, Colle al Metauro e Fano, e dalle Proloco con il patrocinio della Regione. Sabato alle ore 20 inizierà il viaggio alla scoperta delle eccellenze agroalimentari del territorio e dei tanti percorsi legati all'enogastronomia, alla scienza, alla storia, all'arte e alla natura, ad aprire Conterranea, che si sviluppa in tre serate gourmet, tra musica e spettacoli teatrali, sarà Colle al Metauro che ospiterà la prima tappa all'interno della Villa del Balì. E grazie a questa iniziativa, che l'11 giugno questo ipotetico viaggiatore che da Fano arriva fino a queste nostre colline avrà la possibilità di gustare i nostri prodotti tipici del nostro territorio la sera dell'11 giugno, grazie ad un menù selezionato dal cuoco nonché food blogger Giuseppe Di Pasquale, accompagnata da una selezione di vini scelti dal maestro sommelier Giuseppe Cristini. Il tutto accompagnato dalle splendide sonorità del quintetto jazz guidati dal maestro Marco, maestro sassofonista Marco Postacchini, maestro di fama nazionale che vanta numerose collaborazioni con artisti nazionali e internazionali e anche numerosi programmi a valenza nazionale. All'interno di questa band, di questo quintetto, abbiamo anche la presenza del trombettista, trombonista e maestro Massimo Morganti, che tra l'altro è anche maestro della principale orchestra jazz della regione Marche, che è la Colors Jazz Orchestra. Il costo della serata è di 50 euro e comprende la cena e l'ingresso al concerto spettacolo. Dopo la tappa del Museo del Balì, il viaggio di Conterranea proseguirà il 2 luglio a Monbaroccio, nei giardini di Palazzo del Monte, per poi chiudersi il 9 luglio a Cartoceto, sulla terrazza Belvedere che ospita il Teatro del Trionfo. L'11 giugno non puoi non essere presente qui a questa prima tappa dell'olio della conoscenza, del nostro fantastico olio DOP di Cartoceto, per gustare questi piatti in questa meravigliosa collina che si affaccia sulla vallata del Metauro, dalla quale arriva una brezza marina con alle spalle questo meraviglioso edificio storico della Villa del Balì.